essere unici. L'avventura più bella è essere se stessi. E con il sorriso si può fare davvero tutto. Creatività, emozioni, voglia di migliorare, musica, idee, contenuti e tanti ospiti. Tutto questo è happiness. E buonasera, buonasera cari amici di Happiness On Air. Anche questa volta siamo in versione on tour. E dove siamo? Siamo allo Stile Libero di Cento, quindi in via Bologna 40. Lo Stile Libero è un locale davvero particolare dove passare una serata, perché c'è di tutto, di più, soprattutto per una serata ricca di gusto. Infatti si passa dal ristorante al locale pub per sorseggiare qualcosa, si può ascoltare musica live, infatti come si vede alle mie spalle c'è un bellissimo palco. E poi si può anche ovviamente passare una serata a disco con il DJ set. Le due parole chiave dello Stile Libero che questa sera ci ospita, e quindi ringraziamo Sandrino e il team di Stile Libero, sono semplicità e qualità, quindi per passare una bella serata. Oggi noi parleremo di tante cose, soprattutto insieme alle due ospiti. Infatti abbiamo una serata tutta al femminile con due donne, e mi piace dirlo con la D maiuscola, perché sono artiste entrambe e imprenditrici. Detto ciò, vi ricordo come sempre il nostro sito, che è happinessonair.it, dove potete trovare il calendario con gli ospiti e i link per vedere le nostre repliche. Potete andare su rebootweb.tv, e quindi vi ricordo il nostro progetto, perché nascono nuovi format televisivi, web radio prossimamente, e anche radio. E vi ricordo come sempre che Happiness On Air tutti i venerdì sera alle ore 21 è su Zapping TV, quindi su Digitale Terrestre canale 214. Che dire, dallo Stile Libero per Happiness On Air in versione on tour, andiamo a conoscere il team. Bene, siamo qui con il team, quindi ciao, ah no, prima le donne, ciao Lisa, ciao, ciao. E poi i bambini, bentornati a dire la verità, è la prima volta che siamo qui ragazzi, sì. Ecco, vi piace questa location? Molto bella, è grande, è grandissimo molto questo grande. Stile libero, infatti a cercare, è molto libero infatti, è molto libero, è molto stile, va bene, sì. Non l'abbiamo detto prima, quindi ricordiamo il sito, che è www.stilelibero.org, così se volete sapere che cosa c'è di buono da gustare potete andare sul sito, perché c'è sempre anche il menu aggiornato. Allora ragazzi, di cosa parliamo oggi? Non siete preparati? Siamo preparatissimi. Io lo so che siete preparatissimi. Allora, questa sera parliamo di passi in un certo senso, parliamo anche di piedi. La felicità per me è passo dopo passo. Questo nome che ritorna. Però questa volta, Lisa, non riguarda la tua rubrica non specifico. Non soltanto. Della tua rubrica, infatti, ne parleremo più tardi. Quando hai proposto il tema, sono stata proprio contenta. Diciamo che il tema è nato da entrambe, come sempre, perché nelle notti post happiness, perché bisogna dirlo. Hai dovuto accettarlo, vabbè. Ma perché la felicità può essere passo dopo passo? Perché quando vogliamo raggiungere un obiettivo, qualsiasi esso sia, è per forza necessario fare il primo passo per raggiungerlo, e quindi comunque bisogna muoversi, bisogna essere attivi. Poi non è detto che bisogna essere attivi fisicamente, magari è sufficiente cambiare modo di pensare, come ci insegna sempre la nostra personal coach, oppure comunque vedere una cosa sotto un altro punto di vista. E come si fa? Quando si cammina, si affronta un percorso, ognuno ha il suo modo di affrontarlo, e quindi ci piaceva l'idea di associarlo allo Stile Libero. Già. Perché di fatto ognuno ha il proprio stile nel raggiungere i propri obiettivi, no? E ci divertiamo a trovare questi collegamenti. Noi ci divertiamo tantissimo. Noi facciamo dei giochi di parole, che questa sera non abbiamo la bacchetta magica, però. Chissà.
Il corso della serata. Che cosa spunta? Sappiamo cosa spunterà. Infatti, non lo voglio sapere per il momento e già ho paura. Senti Franco, io volevo chiederti, ma c'è un successo nella tua vita che ti ricordi di aver affrontato passo dopo passo? Ne ho molti, mi viene in mente quello più lungo, che è l'università, la laurea. Lì ho fatto veramente passo dopo passo. Senti, ma di recente c'è qualcosa su cui stai lavorando e ti stai avvicinando al risultato? Assolutamente sì, io ho diverse cose dove sto lavorando. Si possono dire? L'unico problema, posso accennare l'ambito se vuoi, l'ambito lavorativo. L'ambito lavorativo, c'è un bello obiettivo che è in divenire. È in divenire, sì. Bene. Allora, abbiamo scelto come sempre qualche citazione, in particolare ce n'è una del libro L'eleganza del riccio che dice: scalare passo dopo passo il proprio Everest personale e farlo in modo tale che ogni passo sia un pezzetto di eternità, perché di fatto la felicità è passo dopo passo, perché in ogni passo c'è un po' di felicità, c'è un po' di soddisfazione, Sì. Assolutamente. Bene. Allora, abbiamo scelto, anche siamo andati a cercare su Twitter, perché Happiness on Air è molto social come trasmissione, quindi anche questa sera salutiamo Manu, e però ecco qui, questa sera non abbiamo ancora salutato proprio tutto il team. Non proprio tutti. Quindi vorrei vedere una mano davanti alla telecamera. Ciao Aldo! Ciao, questo è il miraggio di Aldo. Non so se è il caso di lanciare la foto, la macchina fotografica di Lucio davanti alla telecamera. Comunque un grazie anche a Lucio che sta scattando già un bellissimo servizio fotografico. Webare.it, nostro main partner, perché senza di lui non ci sarebbe happiness. Assolutamente no. E salutiamo Manu, l'amico degli hashtag, che questa sera non c'è, ma ci sarà prossimamente. Ciao Manu. Buon hashtag. Allora, siamo andati a scegliere quindi l'hashtag passo dopo passo. Devo dire che ce n'è? No, invece non c'è qualcosa. Però qualcosa sì. Quindi è un brand inesplorato. Molto bene. L'hashtag è un brand inesplorato. Da studiare questa cosa. Comunque, Emilia dice su Twitter: non ti puoi sbagliare se le cose le fai con tutto te stesso, passo dopo passo. Ovviamente hashtag passo dopo passo. E poi adesso è uscito da poco il libro di Carla Fracci, quindi c'è una twittata che riporta una sua frase: il lavoro di una ballerina è una conquista quotidiana passo dopo passo. Cavolo. In questo caso questa sera abbiamo due artiste, ripeto, che con cui parleremo più tardi, ognuna nel suo settore, e sono sicura che avranno qualcosa da raccontarci in merito. E poi c'è il momento, come sempre, degli happy post, e quindi tra poco vediamo se c'erano degli happy post. Post, cioè spiegacelo Alberta di nuovo, questa nuova trovata di qualche puntata. Esatto, perché io voglio sfidare gli amici a casa. Allora, su Facebook io leggo perennemente delle lamentele, e quindi a leggere le lamentele ci insegna anche Assunta Corvo, la nostra amica giornalista della felicità, e l'umore un po' scende, bisognerebbe leggere cose positive, per cui io invito tutti gli amici che ci seguono a scrivere su Facebook almeno ogni tanto qualcosa di bello che hanno vissuto, un'emozione, condividete qualcosa che vi ha reso felici, anche solo per un istante. E quindi anche oggi, mentre preparavo un po' gli argomenti della serata, sono andata a guardare quanto ci ho messo oggi a trovare delle notizie positive su Facebook. È cronometrato? Sì. 15 minuti, è più o meno il tempo che ci vuole, ed è tanto, è tantissimo. Ho scorso veramente tantissimo prima di arrivare a trovare delle notizie positive, quindi ve le leggo. Vabbè, qui dico anche chi è, perché è Alteria, quindi cara amica rockstar che saluto, grande artista, e scrive: sarà il sole, sarà il weekend appena passato e quello che sta per arrivare, saranno le belle cose che succedono, oggi sprizzo gioia, buon lunedì rockers. Però è carica, ovviamente l'aveva scritta. Un rocker deve essere carico. Un rocker. Per definizione. E poi abbiamo Patti che
esprime una, un'emozione positiva perché ha ritrovato un cane. Non so la storia del perché non stava più con questo cane, però l'ha ritrovato dopo tanti anni ed è bello come scrive. Per sempre mia, ieri ti ho rivisto dopo 7 anni e ritrovarti e sapere che stai bene è stata un'emozione che nessuno può capire. Mai avrei pensato che sarebbe potuto succedere, per fortuna la vita è anche questo. Sei sempre dolcissima, semplicemente mia. Era comunque che condividere una bella emozione, tra l'altro con un animale che il cane, insomma, è il migliore amico dell'uomo, così si dice. E poi Maria Sandrolini, la saluto perché è una scrittrice, dice: giornata fantastica al Book di Modena. L'odore della carta stampata, il chiacchiericcio sommesso e il calore della gente non si è mai sazi di parole e di sogni, grazie agli amici che mi hanno fatto visita. Quindi aveva sicuramente dato vita a una presentazione di un suo libro, però sono momenti belli. Un bel posto, sì. Allora, mi piacerebbe, quando alla mattina o al pomeriggio o alla sera mi collego a Facebook, vedere tanti momenti belli collezionati dalle persone che conosco. E vorrei metterci un po' di meno a trovarli. Quindi da qui è nata la rubrica, diciamo, degli happy post. Mentre c'è una cosa che sta facendo Assunta, ma magari gliela chiediamo più tardi, che è quella dei post-it felici. Quindi quasi quasi dopo glielo chiediamo. Su Facebook i post-it felici? No, nel reale. In real time, in real life. Real social. Più o meno. Allora, è il momento di conoscere le ospiti di questa sera, per cui andiamo a conoscere la prima e torniamo tra poco. Sara, benvenuta. Ciao, grazie. Ciao, benvenuta. Io dico sempre così, vero Lisa? Però sì. Non è casa mia, di fatto. No, però è un po' casa di tutti in questo momento, no? Però è un po' casa di tutti, lo è sempre, perché in fondo in questo locale, bene o male, ci passiamo delle serate. Allora, Sara, intanto, ti piace l'idea di fare un happiness qua? Ma io ti ringrazio di avermi invitato, è stata una sorpresa e molto, è stata una bellissima esperienza, direi. Guarda, per me è stato un piacere che tu hai detto di sì, intanto. Dillo alla fine, lo diciamo alla fine, vabbè, allora è vediamo pericolosa. Come funziona. È pericolosa. Vediamo cosa succede, poi dopo ci riconfermiamo i ringraziamenti, facciamo così, partiamo da lì. Allora, e partiamo appunto da allora, il locale si chiama Stile Libero, mm-hmm. E abbiamo in un qualche modo scelto di utilizzare la parola stile, insomma, di giocarci sopra anche per l'argomento, insomma, di questa puntata. Quindi la prima domanda è proprio quella: qual è il tuo stile, Sara? È una domanda semplicissima ma allo stesso tempo complicatissima, perché non è facile parlare del proprio stile. Ti direi che è il mio. Che da stilista, devo dire, è perfetto. È il mio lavoro, no? Quindi dovrei farlo, in teoria dovrei crearlo. Seguo quello che mi piace, mi vesto come mi piace e cerco di essere a mio agio. Chiaramente tutti siamo un po' condizionati da quello che è il momento, da quello che ci impongono la moda, i media e quello che sono, però ti direi che lo stile è il mio. Cerco di personalizzarlo, perché è importante, secondo me, attraverso quello che ti vesti, come ti poni, comunque traspare una tua parte. E certo, quindi alla mattina, quando o alla sera, o alla mattina, scegli l'abito, la mattina o la sera, il look? La mattina, sempre, assolutamente. Ecco, quando trovi quello giusto ed esci di casa, hai quel... Anche quando non lo trovi è più complicato, perché se lo trovi va tutto bene, la giornata si apre, vai e corri. È quando non lo trovi che rallenti i tempi e diventa un po' complicato. Rallenti i tempi perché devi trovare gli abbinamenti giusti e il look giusto. E poi siamo sempre di fretta, no? E quindi ecco. Senti, l'accessorio in un look quanto è importante? Al giorno d'oggi direi fondamentale. È quello che forse cambia veramente il look di una persona per come stiamo vivendo la moda in questo momento, dove andiamo dai grandi marchi, grandi brand, al fast fashion e quindi poi ai marchi più veloci come possono essere le grandi catene dove tutte noi andiamo. E da quando queste sono state sdoganate, l'accessorio è sempre più importante, perché è quello che ti rende particolare, quello che ti personalizza. È vero, verissimo, infatti tra poco andiamo a parlare dell'accessorio che hai creato tu, ma prima di arrivare lì io ero curiosa di sapere quando è nata in te e come la passione proprio per la moda. Credo sia un'indole, cioè o ce l'hai o non ce l'hai e più o meno ci nasci. Per me è una grandissima passione, era nata come una vera passione, era il mio hobby, mi divertivo, stagliuzzavo, ritagliavo, cambiavo, modificavo, anche perché ho un
un imprinting molto materico, nel senso che a me piace trasformare la, vedere la moda un po' come arte, quindi come manipolazione dei materiali. Ecco, quindi infatti stagliuzzavo proprio a livello pratico con la stoffa. Sì, sì, e poi non sapendo cucire, perché sono fondamentalmente una che si è un po' improvvisata in questo settore, attaccavo con la colla. Ah, la stoffa, certo. Questa è curiosa come attaccavo con la colla a caldo, facevo orli, rifiniture, dettagli. Sì, era un po' una un'artigiana della moda. Beh, però da lì è nata la tua creatività, sì, e quindi insomma sì. Io facevo i vestiti per le Barbie, però non è che, non essendo per nulla ma li cucivi? Sì, li cucivo, poco, proprio giusto un puntino, però qualcosa però stavano su. Senti, da lì quindi la scelta poi di avviarti in questa attività è nata subito oppure con il tempo? No, con il tempo, perché mi sono resa conto che da improvvisando le cose non potevano avere un percorso giusto. E io ho una formazione completamente diversa, come ti dicevo prima, e giustamente dovevo farmi il mio master sul campo. E quindi ho iniziato, per fortuna, per caso, come avvengono la maggior parte delle cose in questo, nel mondo, nella vita, e ho iniziato facendo l'assistente stile, iniziando da Alessandrini, e da lì, proprio contando i bottoni e i metri di fettuccia, ho imparato come fare. Tra l'altro un marchio come questo, interessante sia come... Formazione importantissima, però ho capito come era fatto un capo, ho iniziato a capire cosa voleva dire un bottone, che può sembrare una sciocchezza, però è fondamentale quando si costruisce un capo. E certo, e la parte che ti piace di più in questo lavoro qual è? La parte creativa, la parte di ricerca, quindi la parte ricerca, iniziale. Sì. Sì. Ecco, e allora nel tuo lavoro come si fa a fare ricerca e a rimanere sempre magari aggiornati su quello che va più di tendenza, che poi deve essere in linea chiaramente con quello che vuoi comunicare tu? È verissimo, ci vuole una predisposizione, cioè il capire più o meno i tempi, perché voi vedete quello che nei negozi noi lo pensiamo e lo creiamo un anno prima, quindi non è facilissimo nei tempi. Mi sono sempre chiesta, ma come si fa a pensare un anno per l'altro? Abbiamo un aiuto fondamentale, che sono quelli che fanno i tessuti, perché fondamentalmente sono loro che creano le tendenze colori e le tendenze dei tessuti, quindi noi un pochino prendiamo da loro. E poi è una predisposizione, non so come spiegartelo, è un po' avere quella marcettina in più in questo campo che ti permette di capire cosa fare o non fare. Poi si sbaglia, cioè è normalissimo. E però... E da lì dopo si va avanti. Allora, io andando avanti, è arrivata una tua intuizione, diciamo, possiamo dire così? Riguardo a un prodotto che è in questo momento sul tavolo e che stiamo vedendo e che adesso faccio vedere meglio. Quindi Homely, esatto. Ecco, ci racconti qualcosa, che cos'è, come è nato? Nasce dal momento che stiamo vivendo, fondamentalmente, nel senso che al giorno d'oggi tutti hanno tutto e più o meno la moda non si rinnova così velocemente o non ha dei picchi di particolarità come magari potevamo avere tempo fa. E adesso quello che fa la differenza, come ti dicevo prima, è che noti anche nelle persone è il dettaglio, il particolare, l'accessorio. Quindi uno può avere una vestita basica, un denim e una t-shirt, però se uno ha una bella borsa, una bella scarpa o in questo caso un bel calzino, si rende comunque particolare e fuori un pochino da quello che può essere la massa. E fa la differenza. Infatti, intanto che parliamo, stiamo vedendo in sovraimpressione anche altre immagini di questo bellissimo prodotto, che è unisex. Unisex, esattamente. Quindi sono taglie uniche e quindi questo agevola anche molto sia la vendita che l'acquisto. E lo può portare chiunque, basta che abbia voglia di essere un pochino diverso. Ecco, ma la scelta di questo prodotto, che comunque secondo me è una genialata, nel senso che è veramente originale, e sono andata a googlarti, io ho googlato Homely e devo dire che ho trovato tantissimi articoli anche di fashion blogger, di blog, insomma del settore, veramente veramente interessati, quindi complimenti, perché credo che la risposta ci sia. Siamo da parte contentissimi. Del pubblico. Siamo contentissimi, e ti dico anche la sincera verità, non me lo aspettavo. Perché sì, ok, è bello avere l'idea, uno ci prova, però un riscontro di questo tipo non ce l'aspettavamo. Che bello, l'ospite è perfetto, l'ospite è felice di quello che fa e con... Questa è la mia grande fortuna, che io nella vita faccio quello che volevo fare e sono una persona fortunata. La mia passione è stata la mia... No, non sei fortunata, lo dico sempre, no? No, invece secondo me... Sei brava perché ci vuole impegno, ci vuole coraggio. Però se bisogna essere anche nel posto giusto, nel momento giusto, conoscere le persone giuste, ci sono un po' di ingranaggi che si devono incastrare nel modo giusto, non è così. Senti, ma questo bellissimo calzino, le stampe, da dove
perché io ho visto che la maggior parte sono, o comunque c'è una bella serie dedicata all'Oriente in un qualche modo. Quello è il discorso che ti facevo un po' prima, sono le tendenze che vanno e quindi che le dettano un po'. Se tu ti fai una ricerca a livello anche generico, vedi che anche a stagionalità e si ripetono, vanno più o meno diversi mood o trend. E adesso siamo nella fase del giapponese dell'Oriente che ritorna, anche perché è un grande competitor insomma rispetto al Made in Italy, esatto. Sì. Purtroppo è verissimo. E quindi sì, ci ispiriamo un po' alle grafiche degli anni vintage, quindi alle vecchie carte da parati, in questo caso come dicevi tu al Giappone e anche ai tatuaggi abbiamo una parte. Ecco, ma il look adatto per abbinare uno di questi calzini, oddio, io ho visto una cosa che non beh, dovrei... lei starebbero benissimo. Questa domanda Befana, magari te la faccio dopo. Ma chi è? Sono la Befana! Ma buonasera a tutte, belle donne! Sono la Befana, Epifani. No. Epifani. Epifani. Sono si sta stresi. Buonasera Befana, allora buonasera. Sara, guarda. Scusi Befana, può attendermi un secondo? Non è proprio periodo di Befana, è così. Ma io sono venuta apposta. Sei diventato il cartellino Befana. Questa qua è perché devo far vedere lo sponsor. È tutta una questione di marketing qua. Ecco. Allora Befana, le chiedo un istante. Sara, io mi scuso, però abbiamo degli amici che sono dei fan di Happiness on Air. Mm-hmm. E da quando siamo on tour ci seguono dappertutto. Cioè loro si informano sull'ospite e arrivano, quindi è proprio qui per e oggi è arrivata la Befana. Che onore. Ancora meglio. Sono qui perché io sono qui perché devo stringere dei contratti commerciali. Eccoci, la Befana. Anche perché calze la Befana. Hai capito tutto, brava. Allora, già ho fatto un contratto qua con la Warner Bros, ma ha regalato sta scopa, guarda qua che modello. Che qua, guarda qua che modello. È proprio una scopa da corsa. È una scopa da corsa che mi ha regalato la Warner Bros. Anche, quindi sì. E allora ho pensato, sono andato da Pitti l'altro giorno, da Pitti c'eri te, t'ho visto. Allora, ah, da Pitti, da Pitti non è la mia amica, eh. Allora io ho pensato il 6 di gennaio regalo un sacco di calze piene gratis, te vendi un casino di calze vuote. È geniale. Mi dico, mettiamoci insieme, magari qualche soldo me li danno pure a me. È allora il business più bello della mia vita, hai ragionissima. Quante calze fornisci tu? 7 miliardi per adesso. Poi man mano che la gente cresce io sempre di più, capito? Tanto una testa la do. Stavo notando il mood del bellissimo fazzoletto che è in testa. È bello, eh? Merita, sì, sì. Potremmo copiargli la grafica. Era un suggerimento. I calzini. Allora, capito? Perché tra l'altro volevo abbinarla a queste scarpe qua, vedi qua. La Befana viene di notte con le infradito tutte rotte, lo dice anche la sì, chi la strocca. Allora sono qui per stilare un contratto commerciale, ho già in mente anche il brand, uh-huh, che potrebbe essere Epifani Cool Socks, cosa ne pensi? Ha studiato perché però. siamo molto cool, siamo cool e camicia io e te praticamente. E allora cosa ne dici? Ci sto. D'accordo? Dove ci troviamo? Sì, sì. Va bene. Parte... Mangiamo due cioccolatini, un po' di carbone e firmiamo. Va bene tutti? Io non so perché avete scambiato Happiness per creare degli accordi comunque. Perché ci sono degli ospiti straordinari. Capito? Okay. Va bene, allora vi saluto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Mi dispiace, no, però caspita, intanto il contratto più importante della mia vita, 7 miliardi di calze non le venderò mai. Però le devi riempire, vabbè. No, ci pensa lei. Ci pensa lei, dai. A tutto il pianeta. Beh dai, è qualcosa di buono, insomma, no, spero che te l'abbiamo portato. Ottimo. Senti, la curiosità era questa, ad esempio, come abbineresti tu, qual è il look adatto per abbinare uno degli uomini? Uomo o donna? Donna. Facciamo sia l'uomo che la donna, giustamente. Perché... Allora, se ti devo dire come mi rimetterei io in questo momento per essere un pochino di tendenza, farei una lunghetta in denim, una t-shirt bianca, un calzino tirato su e una sneakers. Quindi tirato su al ginocchio? Sì.
e una sneakers. Sì, bene, colorata. L'uomo lo possiamo vestire con un bel denim e una classica camicia, o con un chino, o se una t-shirt. L'importante è che sia sempre un po' risvoltato, così vedi si il calzino. Si vede il calzino. Bene, bene. Tra l'altro sono davvero colorati, sono simpatici, secondo me hai avuto una bellissima idea e quindi sono felice che il mercato abbia risposto positivamente. Felice anche noi, te ringrazio. E l'ho testato su Google, quindi sicuramente è così. Senti, parlavamo prima della ricerca, sì. Nel tuo lavoro comunque da imprenditrice, artista, stilista, esiste una giornata tipo o più una settimana, un mese? Non ti potrei dire nemmeno un'ora tipo, nel senso che sei talmente di fretta e ti cambia talmente tanto da momento a momento che è impossibile programmare. Chiaramente c'è più o meno una linea da seguire. E soprattutto le nostre giornate sono dettate da quelli che sono i tempi della moda, quindi c'è una fase di ricerca, una fase di creazione di collezione, di realizzazione e poi di vendita. E quindi tu comunque assisti fino a che il prodotto è realizzato, tutte seguo le fasi, tutta la fase. Quindi dall'ideazione, la ricerca, l'ideazione, la creazione quindi del modello, insomma, la scelta del tessuto fino proprio al prodotto finito. Sì, che permettimi di correggerti, le fasi sono diverse, hai la ricerca, ecco, di mood, di tendenza, poi passa alla ricerca dei tessuti, da lì abbini i modelli e alla fine arriva il prodotto finito. Giustamente, perché è il tuo lavoro e non il mio. No, chiaramente, anche perché non sarei mai in grado di fare il tuo, quindi te lo lascio. E allora, per quanto riguarda questi homely, dove si possono trovare? Quindi sia fornitore che cliente. Allora, fornitori sono tutti i prodotti che noi facciamo internamente, quindi è un made in Italy, a parte la materia prima, che diciamo che è la calza, che ci fornisce un artigiano toscano, quindi è proprio ancora a livello artigianale, la parte stampa e creazione viene svolta internamente in azienda, nell'azienda di famiglia. La distribuzione è in questo momento è in tutta Italia e stiamo iniziando anche con l'estero, quindi abbiamo già un agente in Germania, Inghilterra e in Russia. Direi che ci sono tantissimi punti vendita in Italia, dirteli, non vorrei fare torto a nessuno. Certo, e se online qualcuno vi vuole seguire, so che c'è la pagina Facebook. Assolutamente, c'è la pagina di Facebook che è Homely Cool Socks. Che stiamo vedendo in sovraimpressione in questo momento, quindi segnatela, mettete mi piace. Assolutamente, è un sito internet che abbiamo in costruzione. Ecco, che è homely.it. Esatto. Bene, una cosa curiosa che avevo notato è che... Allora, il logo simpaticissimo, messo così per come vedo tantissime foto e le abbiamo viste prima in sovraimpressione, sembra proprio una persona. È vero, sembra il prolungamento del viso. Quindi il viso come l'hai disegnato tu? No, devo dare che la paternità è mio fratello, che lavoriamo insieme e lui ha fatto tutti i loghi di tutti i marchi che abbiamo sempre avuto internamente. Non so sinceramente come gli sia venuto in mente, tu sai che Homely vuol dire semplice, quindi da lì era Homely Cool, che è semplicemente figo. Eccoci. E forse anche la faccina così stilizzata era perché lo ricordava, non lo so. E devo dire che ci sta benissimo. Quindi la domanda poi era perché veramente sì, rende piace. L'idea e piace. Senti, per quanto riguarda la ricerca e soprattutto l'argomento di oggi, quindi sì, parliamo un attimo dell'argomento di oggi, che è la felicità per me è passo dopo passo. Mm-hmm. Quindi che cosa ci dici su questo argomento? Se hai un obiettivo, fare il primo passo, poi l'altro. Come, qual è il tuo pensiero? Riguardo la professione o la felicità? Professione e felicità, perché spesso poi sì, è un connubio. Si incastrano. Nella professione non bisogna mai demordere, chiaramente tutto parte con un primo step, un primo passo, che forse è anche inconscio, cioè uno non se ne rende nemmeno conto, eppure l'ha fatto, sta andando verso quella direzione. Mi rendo conto che più impegnare i passi vanno fatti, sia che tu li voglia o non li voglia fare, la vita ti costringe a farli e il lavoro ti costringe a farli. E non è mai detto che fare un passo e fare o non farlo ti condiziona comunque, no? Però tu forse non te ne rendi nemmeno conto. Si fanno passi sbagliati, l'importante è che se si fanno e si cade, bisogna trovare la forza per rialzarsi e andare avanti. Eh certo. E il primo passo importante che ti ricordi verso un tuo obiettivo, si può dire? Beh, direi quando mi sono messa in proprio e ho creato la mia prima collezione e da lì ho capito che forse quello che volevo fare sarei riuscita a farlo. E ci sei riuscita? Ancora non del tutto. Beh, però dei risultati buoni. No, assolutamente. E allora, donna imprenditrice, oggi come oggi, è difficile? Molto, molto. È molto difficile perché ci sono un sacco di cose da fare, perché il tempo è sempre meno, perché la pazienza è sempre meno.
si è sempre in gara con qualcun altro, non si è mai... Ecco, poi nella moda, al di là che tu hai avuto un'idea davvero originale, quindi almeno al momento penso che non ci siano grossi concorrenti, però... No, sai, il nostro mondo è un mondo un po' strano, nel senso che i tempi sono talmente veloci che trovare qualcuno che ti faccia le copie è un secondo. Certo, questo è vero. Quindi sì, nel mondo della moda infatti credo che la concorrenza sia spietata abbastanza. Abbastanza, però l'importante è aver avuto l'idea buona, poi se ti copiano comunque vuol dire che l'originale, l'idea l'hai avuta. Certo. E il ricordo più happy che hai legato alla tua attività? Guarda, ti direi che è stato quando, creando un altro marchio di abbigliamento, che è stato il mio primo marchio registrato, che si chiama Daphne, è stato l'ordine che ha fatto Luisa via Roma, che mi rendo conto che magari per tanti è una sciocchezza, però è uno dei negozi più importanti d'Italia e ci sono i brand migliori al mondo lì dentro. E quando mi arrivò l'ordine mi ricordo che eravamo molto felici. Sì, perché quasi dire sono arrivata. Posso andare avanti e quindi il mio sogno si è realizzato. Guarda, Daphne tra l'altro mi hai colpito al cuore quando l'hai detto, perché è un personaggio di... scrivendo è uno dei personaggi che ho utilizzato, ho prestato per un libro, quindi ci sono particolarmente affezionata. Senti, per quanto riguarda appunto la felicità, raggiungerla passo dopo passo, il viaggiare in un lavoro come il tuo, quanto è importante e quanto ti piace? Allora, viaggiare personalmente per diletto tantissimo, e lo stesso vale per il lavoro. Per noi è fondamentale. Uno, perché comunque la maggior parte delle aziende con cui si collabora in questo momento, per essere competitivi in questo settore, sono all'estero. E più anche perché dal viaggio trai un sacco di ispirazioni, colori, materiali, qualsiasi cosa. E quindi sensazioni, profumi, odori, persone, a volte veramente da una chiacchierata così, magari fra amiche, può venire fuori l'idea, o anche da una stupidaggine. E c'è un viaggio in particolare che ti ha segnato per il tuo lavoro? Per il mio lavoro? No, credo che siano stati più viaggi a livello personale che abbiano segnato il mio lavoro, cioè un viaggio di vacanza o una situazione all'estero, però quando si viaggia per lavoro si è molto focalizzati in quel che si deve fare, il tempo è sempre molto breve e quindi si lavora, si va avanti, si macina e si ha poco tempo per pensare. Invece quando si ha la mente libera, che non è condizionata da quello che può quando essere... Quando sei in ferie. Esattamente. Quando sei in vacanza. Quando non ci pensi. Esatto. A quel punto arriva l'idea buona. Bene, bene, grazie Sara. Grazie a voi. Tu rimani qui con noi, certo. Però, vero? Perché così adesso facciamo due chiacchiere perché arriva una seconda ospite. Curiosa. È una serata tutta al femminile questa. Andiamo a scoprire chi è la seconda ospite di questa sera. E bentornata Tina, Tina 40. Grazie Alberta per l'invito. Bentornata, anche se ci siamo viste la prima volta in studio. Esatto. Adesso siamo in questa versione un po' mobile. Siamo in versione quasi a casa, no? È a casa, hai visto che tra l'altro il divano è molto vintage, quindi molto non dovresti anche sentirti a casa. Sì, è molto accogliente, tutto salotto è molto accogliente. Grazie, non è mio, ringraziamo Stile Libero che questa sera ci ospita. Allora, Tina, intanto complimenti, perché noi ci siamo conosciute in estate, ci siamo conosciute a luglio e stavi concorrendo al Pop Music Contest che hai vinto. Mi avete portato fortuna, è solo merito vostro. Abbiamo tifato tanto. Noi abbiamo tifato veramente tanto. A distanza mi è arrivato tutto il vostro... La happiness, il fattore happiness. Esatto, tutta la carica positiva del vostro programma. Quindi il 25 luglio, giusto, c'è stata la finale. C'è stata la finale a Palmanova. Esatto, il sito dove comunque ci sono poi tutte le informazioni è il canevelmusiclub.com ed era la quarta edizione. Sì, quest'anno era la quarta edizione, comunque è un contest sempre in crescita. Per farti un esempio, cioè adesso sta uscendo prossimamente sta uscendo la compilation, quindi ci sarà sia il mio brano nel remix del DJ Thor, sia altri brani che hanno partecipato, sono arrivati con me in finale, e c'è anche molto interessante un inedito di Stefano Bollani. Ecco. Quindi mi auguro insomma che anche il pubblico a casa sia incuriosito e vada. Tra l'altro ho visto la cover perché Umberto, quindi ciao Umberto di Lab Promotion, noi ti salutiamo sempre con molto piacere. La posta su Instagram, la posta sempre, sì, quindi sì, abbiamo visto molto la copertina. Carina la cover con il grammofono. Sai già quando uscirà la compilation? Di preciso non so, comunque sapevo in questo periodo, può darsi che sia addirittura già...
Tra l'altro è un concorso, è un contest molto particolare, perché la musica è veramente di nicchia in un qualche modo, quindi c'è un po' di swing, un po' jazz, un po' sì, è molto variegato, ricercato rispetto magari esatto, al commerciale. Molto, molto variegato, però comunque con il comune denominatore appunto della raffinatezza. Io mi metto impropriamente in questo campo, no, però insomma. Ti ci metti giustamente. Senti, tu hai vinto con un brano, tra l'altro, che hai proposto, ma che hai composto tu, quindi è un tuo inedito. Che ora in realtà è edito. Ora è edito, era inedito. E poi l'avevi presentato nel 2012, se non ricordo male, la prima volta a Sanremo, Casa Sanremo. Sì, sì, esatto. Area Sanremo. E il brano è A Non Rivederci. Mm-hmm. Ecco, ci dici qualcosa? Ci siamo rivisti tanto. Mi ha portato fortuna, devo dire la verità. Il brano è uno dei primi che ho scritto in italiano. È veramente un brano scritto di getto, così, no? È stato arrangiato poi in studio con l'aiuto di Andrea Benassai, quindi ne è venuto fuori un prodotto molto retro da una parte, come genere, come intenzione musicale, quindi il recupero di una certa appunto raffinatezza che purtroppo nella musica, ma anche nella società di oggi, è andata un po' perduta. E anche insomma con un forbito di una certa ironia nel testo, perché fondamentalmente è una storia d'amore che finisce, ma quando si chiude una porta si apre un portone. Vero, mi piace per pensarla fortuna. Così. E non solo nell'amore, ma per fortuna un po' in tutti i settori. Passo dopo passo. Passo dopo passo. Lisa, guarda che proprio per la tua rubrica hai scelto il nome più adatto che ci potesse essere. Ha centrato il punto, certo. Cioè, la coach ha centrato il punto. Senti, allora, dato che hai vinto appunto il Pop Music Contest, tra l'altro hai realizzato da pochissimo il video, giusto? Sì, sì. È uscito un mesetto fa. È uscito poco fa, sì, era appunto il premio, prevedeva la realizzazione del videoclip. Mi sono divertita tantissimo, ecco, lo rifarei. Sapevo che mi avresti chiesto, mi sono divertita tantissimo. Sei partita col sorriso, quindi sicuramente sì, è vero. Sì. No, la cosa divertente è che appunto un primo videoclip era già stato fatto per la presentazione ad Area Sanremo, quindi abbiamo deciso di, appunto, utilizzando lo stesso brano, per fare il nuovo videoclip abbiamo deciso di utilizzare il remix del DJ Thor, quindi gli abbiamo dato una spolverata più moderna, più electro swing, e quindi il brano acquista una veste un po' più ironica. Ecco, il video dove è stato girato? Il video è stato girato fra Palmanova, San Vito al Tagliamento, quindi tutta quella zona appunto in cui poi si svolgono le fasi finali del contest, quindi abbiamo voluto dare risalto un po' anche al territorio, e parte all'outlet di Palmanova, che è il partner ufficiale, certo, del contest. E invece un'altra parte è stata girata proprio nel teatrino Arrigoni di San Vito al Tagliamento, che è un piccolo teatro di inizio Novecento restaurato, una vera chicca, veramente un posto bellissimo. Il brano è bellissimo, io direi adesso di ascoltarcelo intanto che ci guardiamo il video. Okay. Che ne dici? A Non Rivederci, Tina 40. Ricordo del tuo ridere, dopo tutto il buio questa luce che mi sveglia e che mi dice che è il momento di decidere. E guardo il mio volto specchiarsi per sbaglio in un vetro davanti a un caffè, e mi meraviglio di quanto sia bello il cielo anche senza di te. Ma chi ci manca
dicevi sempre questa cosa non è amore, è solo una questione di complicità. Poi comunque sono appena uscito da altre storie, preferisco mantenere la serenità. E quando quel giorno t'ho visto ho pensato, ecco l'uomo giusto al momento sbagliato. Ma adesso che tutto è passato, sei un uomo qualunque che stava passando per caso. Ma chi mai continua, ti prego a non telefonarmi, fai come se io non ci fossi stata mai. E quando mi incontri per strada tu non salutarmi, se no ricominciano i guai. Ma chi mai. Auguri buon Natale ed arrivederci. Che voce, Tina, quando ti ascolto sempre brivido, assolutamente. Grazie Alberto. E poi è bello veramente anche il testo, bella la canzone, anche oggi me la riascoltavo, mi guardavo il video, complimenti, vi è piaciuta? Moltissimo. Molto. Allora, Tina, per quanto riguarda il tuo stile, perché questa sera insomma siamo in questo locale che si chiama appunto Stile Libero, in questo caso la domanda è sullo stile musicale, come ci sei arrivata a scegliere questo stile? È stata una conseguenza, no? Sempre non per, per reiterare il tema, ma passo dopo passo è la verità della vita di ogni giorno, no? E quindi come, come sai, come ti ho detto in altre occasioni, ho ascolti, influenze molto variegate, mi piace ascoltare veramente di tutto, non mi piace fermarmi alla prima cosa che trovo, ecco, sono molto curiosa come persona e tanto più musicalmente parlando, per cui semplicemente il punto dove sono arrivata adesso è un po' il riassunto di tutto quello che ha fatto parte della mia vita e anche un po' un ritorno alle origini, quindi a certe sonorità che ascoltavo durante l'infanzia, che come facciamo tutte le cose... Facciamo qualche nome magari anche sì, di artisti o di band. Artisti di riferimento, beh, nell'ambito swing, Billie Holiday come voce una su tutti, ma tantissimo Sinatra, piuttosto che Bing Crosby, Glenn Miller. Però io ho letto nella tua bio, e forse ce l'avevi raccontato anche l'altra volta, che sei passata anche per una fase rock. Assolutamente sì, no, non è neanche tanto morta. Ecco. No, no, vabbè, ovviamente dopo un'infanzia così dai toni
dai toni caldi. Sì, ridiamo. Ho già visto qualcosa di molto. Allora, per chi ci segue da casa, abbiamo intravisto un personaggio, una persona che sta per suonare alla porta, forse. Ma chissà se è solo di passaggio. Non sappiamo, suona, quindi ormai è un'usanza essere disturbati. Ah no, suona! Suona! Messo! Prego! Rock. Ecco, chiediamo ai padroni di casa se possiamo aprire. Possiamo aprire? Qua stile libero, ingresso libero anche, no? Scusa. Prego! Ho capito. Ma buonasera, noi già ci conosciamo. Sì, io mi presento. Sono Dallara, ecco. Piacere. Dallara. Piacere. Dallara, piacere, Dallara. Sara. Ciao, Dallara. Io sono. Ora scusate, mi si è spostato un attimo. Io allora. Sono, mi conoscete forse? Sapete chi sono? No, non sapete. Lo dico io? Lo dice sì, lei? Sì, chi lo dice? Dillo pure tu, che sei è così uno bravo. Stadioso, è il signor Dallara, sono è uno stadioso. Sono il più grande tra gli stadiosi. Cos'è uno stadioso? Uno stadioso è uno studioso di stadio. E quindi io sono quello che ha scritto i più grandi inni da stadio del mondo. Proprio quelli proprio che si cantano da generazioni in tutti gli stadi. Io vivo allo stadio Dallara a Bologna. Certo. Quando ho l'ispirazione compongo. Sono qui perché ho sentito che stasera c'era anche Tina. Allora siccome lei è molto brava a cantare. Ah, vuole fare una competizione? No, proprio, non proprio una competizione, ho composto un inno molto bello. In suo onore. In suo onore. Addirittura, caspita. Sì. Tina, ecco. E allora, come si fa a non essere onorati? Certo. E allora. So però, che anche Sara è curiosa perché vedo che è interessata. Però io ho bisogno di darle queste. Queste sono quattro foto di Tina 40, come vedete. Tieni Tina, ho bisogno che tu tenga questo perché il mio inno funziona solo se tu hai in mano questo. Perché Tina 40 più 4. 44. Bravi. E siete pronti? È un inno rock molto bello. Fa così. Quattro Tina in fila per sei con resto di due cantavano con classe in fila per sei con resto di due le voci allineate in fila per sei con resto di due il gusto raffinato in fila per sei con resto di due diciamo urrà tira 40 più 4 44 va finito. Dobbiamo fare l'applauso. Io l'applauso lo faccio per le foto. Bello, tra le righe mi ha fatto un sacco di complimenti. Sì, veramente onorato. Nel suo stile libero. Nel mio stile libero. Cosa dite, il finale era abbastanza da stadio. Decisamente. Era abbastanza da stadio. Sì. Molto ultrasso. Molto tifo, sì. E quindi, insomma, ho capito, volevo sapere cosa ne pensavi della mia voce. Penso che la contaminazione è a base della ricerca musicale, quindi non appunto... contaminato. La canzone popolare, no? Sì, la canzone popolare è una certa... appunto musicalità anche ecco. nella metrica delle parole che hai scelto, devo dire. Ti faccio i miei complimenti. Grazie, ecco, sono posto. Dallara non so se aveva ricevuto mai un complimento così, negli scorsi. Se aveva mai ricevuto un complimento. Di solito secondo, molti insulti, ma... anche, no, non è vero. No, dai. Gli insulti sono... Lei è un fan. Sì, sono inni di incitazione. Dimostrazioni di affetto. Esatto. Allora sono a posto, io vi ringrazio. Ci vediamo allora, Allo grazie, stadio. Allo stadio. Dallara, arrivederci. A non rivederci. A non rivederci. Tocco ferro. È la storia di un amore finito. Può darsi. Vabbè, insomma, abbiamo questi personaggi, Tina. Anzi, questo guarda, mettiamolo che si veda bene. Sì, è un regalo, questo te lo porti a casa, il regalo di Dallara, guarda, voglio dire, non è che capita tutti i giorni. Me lo faccio anche autografare. Assolutamente sì, se non scappa. Allora, dunque, Tina, cosa stavamo dicendo adesso quando arrivano questi personaggi? Quando hai detto la parola rock è comparso lui. È comparso.
È vero, parlavamo degli stili musicali. Lo stile musicale, più che altro stile in generale, perché tu lo associ tantissimo allo stile e anche il look che tu hai, che secondo me è davvero particolare. Tu che dici? Assolutamente, consiglio dell'esperta. Ecco, il consiglio dell'esperta, hai ascoltato. Deve rispecchiare la sua personalità e il suo lavoro. Mm-hmm. E poi questa coroncina davvero particolare. Questa è fatta a mano. Ecco, vedi, ma l'hai fatta tu? No, mia mamma è un'artista e fa pezzi anche manuali, collane, orecchini, è una costumista. Dato che oggi siamo donne, a questo tavolo, in questo momento è una puntata assolutamente femminile, ti diverti di più a comporre i pezzi o a comporre il look? I pezzi, naturalmente. No, dai, era una domanda retorica. In realtà mi diverto molto anche con il look. Però, ecco, ovviamente la mia aspirazione primaria è un'altra, ma come dici tu, le due cose devono essere contestuali, no? Cioè, tu esprimi al di fuori quello che sei al di dentro, quindi come lo tiri fuori. È un buon contenitore. Sì, esatto. Insomma, spero che sia buono, però comunque deve essere congruente, ecco. Certo. Non puoi creare delle discrepanze, anche perché nel mio caso non faccio un grande sforzo, ti dico la verità. Vista da fuori sembra, tutti mi dicono il look particolare, però in realtà io mi sento molto a mio agio con le scarpe alte, piuttosto che con un vestito, non ho... è sempre stato così, ecco. Fa parte di te, quindi ti viene assolutamente spontaneo. Sì. Allora, invece, dal Pop Music Contest fino a oggi, quali sono stati gli sviluppi? Quindi c'è qualcosa di nuovo in pentola? Allora, la vittoria del contest ha portato una buona ondata di piccoli live, radio tour, insomma, quindi ho abbiamo vista e seguita, Ho potuto fare l'esperienza di... appunto, no, di replicare il piacere che avevo avuto anche con te, che eri stata la prima mia intervista ufficiale. Wow, che emozione! Quindi è una cosa che mi piace, mi diverto molto in radio, in web tv, specialmente appunto questi tipi di contesto che sono molto liberi, sono molto... la parola giusto, libero questa sera. Rispetto a magari al mainstream, quindi me lo godo finché posso, come ti dissi, ecco, anche magari, altre volte. E se non è Happiness on Tour, non è detto che capitiamo noi la prossima volta. Benvenuti, vicino a dove sei tu, quindi. Vi farò volentieri da cicerone in caso, quindi sì, molto volentieri. Bene, allora invece se ti dico Hall of Music. Hall of Music è uno dei progetti che ho in corso in questo momento. Io, diciamo, appunto da dopo la vittoria del contest ho iniziato a fare dei piccoli live nella mia zona, ma anche in giro. Ecco, in questo caso per quanto riguarda Hall of Music è una collaborazione che nasce con altri artisti. Sì, esatto. In questo caso sono artisti della mia zona che, appunto, vedendomi nei live, vedendomi a suonare nei locali, così me e anche altri artisti emergenti come me hanno selezionato dei nostri brani, insomma, che gli erano piaciuti, e ci hanno proposto di creare una sorta di mini serie di video musicali molto unplugged, quindi tutto registrato in acustico nei posti più svariati, quindi anche loro in un certo senso on tour. Sono on tour perché, esatto, fa molto di moda questa cosa di scegliere, sì, delle location diverse. Sì, è una sorta di live at home, no? Una cosa di riprendere un certo momento del live, ma in maniera molto intima, per poter rendere, appunto, unirlo anche all'atmosfera, come le vedi. esatto, nel mio caso abbiamo scelto una casa di una signora, insomma, un'amica di famiglia, con una casa nel palazzo del 600, e molto accogliente, molto, molto calda, con un'ottima acustica, devo dire, è stato uno dei fattori principali nella scelta. E grazie, appunto, alla collaborazione di Leonardo Corsi, che è un musicista, un chitarrista, si occupa della parte audio, e di Maresco Sarti e Matteo Bertozzi, che si occupano della parte video, abbiamo, appunto, registrato questi tre videoclip, di cui, appunto, uno è
E uno lo riusciamo a vedere. Uno giusto? Ve lo faccio vedere in anteprima perché ecco. Si tratta di un mio brano ancora inedito e sarà diciamo la prepista di questo progetto. Che meraviglia! Quindi abbiamo un'esclusiva questa sera. Esatto. Qui a Happiness esatto. On Air, allo Stile Libero, Contina 40. Come si chiama il brano? Il brano si chiama Un attimo al buio e la serie partirà appunto su tutte le piattaforme digitali, quindi le varie pagine Facebook e anche altri social e canale YouTube, tutto quanto. Partirà dal 10 marzo. Infatti, tra l'altro, nel progetto Hall of Music vedevo che dal 10 marzo sulla pagina facebook.com Hall of Music si potrà vedere un video alla settimana, quindi ogni esatto. settimana sarà pubblicato. Ogni settimana sarà pubblicato il video di un artista, l'intervista, le foto, backstage, la biografia per far conoscere appunto noi artisti emergenti. È una bella iniziativa, molto bella. Molto bella. Quindi sì. complimenti anche alle persone appunto che collaborano e hanno avuto probabilmente l'idea. Hanno avuto una Matteo Bertozzi e Maresco Sarti, Hall of Music, e Leonardo Corsi per la parte e Leonardo audio. Corsi. E invece per quanto riguarda il testo di questo brano inedito, ci dai questo brano? Beh, lo scoprirete perché è un brano in italiano. Ovviamente Un attimo al buio, ascoltate con attenzione. È un amore quasi finito con un po' meno di ironia, infatti stavo dicendo un po' di sorrisi. È un po' passionale, è un tango un po' passionale. È un tango, un altro colore. Allora, se sei d'accordo, io direi che ce lo guardiamo insieme. Spegniamo le luci allora. Spegniamo le luci, torniamo tra poco, Tina 40 con Un attimo al buio. Se di te non la conosco, è come se sapessi tutto e sei.
soltanto si blocca in gola un pianto, ma io mi resto accanto. E dammi la tua mano e prendi tutto ciò che vuoi, io non ho più paura, tanto non esiste un noi, siamo da soli in un mondo troppo stanco per sentire questa voce. E anche se siamo lontani, combattiamo fianco a fianco. È bastato un attimo per farmi tornare da te. Quando tutto il mondo intorno a noi divenne invisibile, un eterno attimo nel buio per capire che anche il fuoco con un soffio si può spegnere. Bene, siamo ancora qui dallo Stile Libero con Happiness on Air on Tour con due ospiti eccezionali questa sera, Sara Giusti, stilista, la nostra Lisa come sempre e Tina 40 che tra l'altro abbiamo sentito una voce strepitosa. Senti, ma se noi volessimo sentire qualche live invece qui? Volentierissimo, questa sera. Assolutamente. Io che cosa ci faresti sentire? Allora, diciamo vi potrei far sentire un pezzo acustico, quindi sempre per riprendere il genere di Un attimo al buio che abbiamo sentito con Riccardo Galardini, che è il maestro con cui mi accompagno negli ultimi diciamo tempi durante i live. Abbiamo deciso di riarrangiare alcuni pezzi storici, anche conosciuti o meno conosciuti, che però a me piacevano particolarmente o per il testo o per la melodia, e a conferma ulteriore di quello che ti ho sempre detto, dei generi più disparati, quindi abbiamo messo dentro pezzi punk rifatti in chiave swing, un sacco di cose. Vi farei sentire un pezzo di Tom Waits che si chiama Chocolate Jesus. Allora, ci avviciniamo alla zona live, sì, volentieri, qui allo Stile Libero, e andiamo ad ascoltarti. Ok. Thank you.
Che voce, che voce Tina, veramente meravigliosa. Senti, andiamo avanti nella chiacchierata e questa sera stiamo parlando di passo dopo passo, gli obiettivi da raggiungere, tante cose. Il viaggio per te quanto è importante e quanto l'è stato, soprattutto se ti dico Londra? Ah, beh, Londra è stato un viaggio di sola andata, quindi no, sei qui sono adesso. Sono anche tornata, però è stato, penso, la prima e unica volta nella mia vita che ho preso un biglietto di sola andata, quindi è stata una cosa forte, decisivo. È stata una cosa, una voglia di cambiamento in quel momento lì, una cesura. Con quanto tutto. Tempo sei rimasta? No, relativamente poco, 7 mesi. Sì. Beh, però. No, nel senso, non è che sono stata anni, però come dicevo prima anche parlando con Sara, quando ti trovi in una situazione così di isolamento familiare, poi sono andata completamente sola, senza appoggi, senza amici che conoscevo già, e ogni giorno è dilatato, quindi quando sei lì da un mese ti sembra di starci da un anno. E poi è una bella esperienza, perché non conoscendo nessuno si parte, devi superare i tuoi limiti proprio. I tuoi timori, si le tue timidezze. È una cultura diversa, no? Rispetto a quella che uno può avere normalmente nella vita di tutti i giorni. Sei più predisposti. Sì, magari parti in un certo modo, però poi appunto l'istinto di sopravvivenza, l'istinto a socializzare ti spinge a fare cose che magari normalmente non fai. E tra l'altro in quel periodo, a me è una cosa della tua bio che è rimasta impressa, è nato un duo acustico che chiaramente ha avuto una certa importanza poi nel tuo percorso. Sì, no? Sì, ma in realtà il duo appunto è una cosa quasi familiare, perché il chitarrista in questione è mio cugino, con cui io ho sempre suonato così per passatempo e per piacere. Tra l'altro lo saluto e gli faccio i miei complimenti in diretta, perché anche lui scrive canzoni molto belle che mi auguro un giorno deciderà di sviluppare come ho fatto io. Per il momento lo fa passione. Come passione, ma secondo me varrebbe la pena. Ecco, il duo si chiamava Kind of Blues. Sì, il duo si chiama Kind of Blues, si chiama perché non è né mai, diciamo, decollato, sì, né non ha fermato. Mai esordito, ma comunque è una passione, è un modo di rincontrarsi tutte le volte, perché io e lui viviamo distanti, lui sta a Milano mentre io a Firenze, quindi è un ritorno a casa, no? Che sia io andare da lui e lui tornare da me. E per l'appunto è venuto a trovarmi anche a Londra mentre vivevo lì, e così in maniera molto fortuita abbiamo così inciso qualche canzone, registrato qualche brano per gioco, e tra cui abbiamo fatto una cover di Someone Like You di Adele, che poi abbiamo che era fatto... proprio quella che mi era rimasta impressa. Sì, l'avevi vista l'altra volta, insomma abbiamo fatto un video, ci siamo divertiti, ecco. Molto carina. Senti Tina, allora, quante novità comunque dal Pop Music Contest, nel senso che insomma il nuovo inedito, questo nuovo lavoro Hall of Music, progetto, mm-hmm. diciamo, quindi sempre attiva. Invece una domanda magari che riguarda il periodo è, ma Sanremo l'hai seguito? Certo! Si è appena concluso, si è parlato solo di quello. Assolutamente. Ovunque. In casa mia non seguire Sanremo è come non andare alla messa la domenica. Ma facevate anche quindi. I commenti su Facebook immediatamente? No, Twitter. Non siamo una famiglia social, no, assolutamente, siamo, ecco, Sanremo è proprio uno di, indipendentemente da che sia bello, brutto, che lo presenti uno più un altro. Sanremo è Sanremo, bisogna guardarlo, criticarlo, però insomma internos, quindi senza, apprezzarlo, è un po', poi io ho anche un briciolo di deformazione professionale, certo, insomma devo andare a studiare la aggiornarmi. Concorrenza. Sì, no, più che la concorrenza a me piace molto vedere come si evolvono gli artisti. Devo dire che gli ultimi due festival hanno ospitato generalmente persone piuttosto giovani, anche anagraficamente, e che hanno fatto percorsi. Per esempio i tre finalisti sono di quest'anno, sono entrambi, cioè sono tutti e tre nati dall'Alba, da Area Sanremo, esatto.
posto di Sanremo Lab. A Risa, poi arriva a Risa, Renzo Rubino, che mi è piaciuto molto, Raffaele Gualazzi, sono tutti e tre arrivati proprio nati a Sanremo, cresciuti a Sanremo. Io mi auguro prima o poi che la stessa fortuna abbia anche a me. Quindi noi aspettiamo di vederti sul palco dell'Ariston. Ti fate per me, che ho notato, sì, sì, siete un metodo collaudato. Allora, noi di Happiness On Air vogliamo vedere Tina 40 sul palco dell'Ariston a Sanremo. È una richiesta ufficiale. Ti fa anche dall'Ara, quindi. Che vince. Se c'è dall'Ara, siamo è un gran tipo. Voi l'avete seguito Sanremo? Un po' sì, io meno dal punto di vista social o dalla TV? Televisivo, però come tu puoi immaginare io guardo più il look che la canzone. Ecco, vedi, ognuno ha la sua. Il livello di Sanremo è che anche quello, no? È una delle poche manifestazioni in Italia che racchiude un po' tutto. Ecco, e riguardo appunto al look della kermesse sanremese, che cosa ci puoi dire? Moltissimo. Era un po' una Bjork rivisitata in forma italiana. Chi? Arisa, dici? No, Noemi. Ah, Noemi, no, ma in generale, molto. In generale, i look che hanno utilizzato. Sì, alcuni validi, alcuni un po' meno. E lei ti è rimasta impressa? Sì, lei mi è piaciuta molto, sia per gli accessori che ha utilizzato e per l'abito. Era come gli occhiali, sono rimasti impressi, ma questa è la prossima donna, così giusto per dire, perché io sono rimasta sconvolta la prima sera di Sanremo, non sono riuscita a vederlo, non che insomma, sì, però io ero impegnata. Come sono arrivata a casa, ho guardato su Facebook, era come se io avessi visto il festival, perché di fatto c'erano commenti di ogni è genere. È molto social. Va bene. Allora, ragazze, io ovviamente vi ringrazio entrambe di essere state grazie qui con noi questa grazie sera. A voi per l'invito. Quindi ricordiamo, andiamo per ordine: Sara Giusti, stilista, questo bellissimo prodotto è suo ed è Homely, e su internet lo potete trovare perché c'è la pagina Facebook che è Homely Cool Socks. Esatto, giusto, l'ho detto, sì, bene. Homely Cool Socks. Bene. E invece Tina 40, vabbè, ormai ti conosciamo bene, tina40.com è il tuo sito, su Facebook Tina 40, ma anche Hall of Music. Hall of Music, a breve usciranno i video miei e anche di altri artisti che personalmente ritengo molto validi. E io ti ringrazio per ovviamente l'esclusiva di questa sera. Grazie a te, è stato abbiamo, un piacere. Abbiamo mandato. Quindi grazie mille, ragazze. Grazie mille a voi. Noi torniamo tra poco perché è il momento delle good news. E siamo qui nel momento delle good news. Allora, abbiamo ovviamente al telefono, perché ho il telefono in mano, Assunta. Ciao! Ah, buonasera a tutti! Ciao, allora, ciao. Come stai? Beh, dalla voce si direbbe un po' influenzata. Sì, in effetti sì, non riesco a uscirla perché non mi fermo, ci sono un sacco di cose da fare e quindi insomma vado avanti così, ecco, mi trascino un po'. Infatti sei sempre super impegnata, noi ti vediamo su Facebook e sul tuo sito, tra l'altro si è appena conclusa la Milano Social Week dove ti abbiamo vista impegnatissima. Senti, per questa settimana che cosa hai scelto come chicche super positive dal tuo blog thatgoodnewsblog.com? Allora, due notizie molto diverse l'una dall'altra, ma tutte e due molto carine. Una è Giglia, che è venuta a due ragazzi di Perugia, due fratelli, Andrea e Elisa, che sono proprietari di un bar, il bar di San Terminio, proprio in centro a Perugia. La particolarità qual è? Loro avevano dentro le slot machine, come tutti i bar che noi incontriamo ormai in Italia, hanno deciso di toglierle perché non gli piaceva questa attività e hanno inserito invece un calendario di corsi, di cucina, momenti di incontro, mamme e bambini, laboratori, cineforum, quindi hanno proprio svoltato completamente, all'inizio con qualche difficoltà anche da parte delle persone che non erano pronte probabilmente a questo cambiamento, ma adesso invece va alla grande. Il locale da 7 a mezzanotte è apertissimo. Mi è piaciuta la notizia perché hanno avuto coraggio. Certo, ragazzi, no? È una bellissima idea creativa, tra l'altro, esatto, e formativa anche in qualche modo. Bravissima, perché poi in questo momento in cui le slot machine sembrano che debbano esserci ovunque, loro sono andati esattamente in controtendenza. Questa è una grande dimostrazione di coraggio e del credere nei propri sogni. La seconda notizia invece ci porta a Torino, dove ho scoperto esistere l'unico
unico museo del risparmio di tutto il mondo. Ah, di tutto il mondo! Di tutto il mondo, una cosa esclusivissima che abbiamo in Italia. È stato aperto nel ottobre 2012, quindi anche abbastanza nuovo, ed è molto particolare perché è diviso in 5 aree. Quelle che mi stuzzicano di più, che voglio andare assolutamente a visitare, sono quelle in cui i personaggi della letteratura del passato, e ti parlo di Shakespeare, Hemingway, Dante, raccontano come loro hanno, avevano, che rapporto avevano con i soldi, con i loro debiti, con le loro finanze, eccetera. Una cosa molto particolare. Ci sono anche in questo caso dei laboratori per educare al risparmio e anche per comprendere qualcosa di finanza, obbligazioni, boh, io non ci capisco nulla, sicuro mi servirà. Però io sono sicura che sei curiosissima di andare a vedere questo museo. Sì, ho avuto tanto, quindi ho iniziato a descriverlo così, ma prometto ci vado e poi ne faccio una recensione. Tra l'altro questo museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, e il primo sabato del mese è anche ingresso gratuito. Quindi insomma può essere un'idea carina se vi trovate per Torino. Assolutamente. Guarda, io non vedo l'ora di leggere il tuo articolo su questa bella esperienza. Ascoltami, guarda, questa sera purtroppo abbiamo il tempo che stringe, però ti preparo già una domanda per la prossima volta, così magari hai anche la voce un po' meno influenzata e ce la racconti bene, perché tu hai avuto un'idea che è quella dei post-it della felicità. E noi ti abbiamo scoperta, quindi la prossima volta ci racconterai, se hai voglia, che cos'è questa iniziativa. Ok? Bene, allora grazie per queste belle notizie, ricordiamo il tuo sito che è www.thatgoodnewsblog.com. Assunta Corbo, la nostra giornalista della felicità. Ciao Assunta! Allora, noi andiamo avanti perché dobbiamo stringere, siamo in ritardissimo, c'è il momento della rubrica passo dopo passo. È tutta sera, Lisa, che parliamo di passo dopo passo. È già tutta sera. Quindi, dato che è sia il nome della rubrica e il tema della serata, la felicità per me è passo dopo passo, io vorrei sapere a questo punto, in veste da personal coach, okay, che cosa ci dici in merito? Chi delinea con chiarezza i propri obiettivi, i risultati che vuole aver ottenuto entro un determinato periodo, riesce a mantenere chiaro il quadro generale di ciò che vuole anche nei momenti di vita in cui magari c'è un po' di confusione. E come rendere gli obiettivi dei risultati? Passo dopo passo. Assolutamente. La rubrica l'abbiamo chiamata così apposta, perché passo dopo passo possiamo ottenere ciò che davvero vogliamo facendo le cose appropriate. La vita prevede che siamo tutti in cammino, ognuno al suo ritmo, direbbe Steiner. E ogni esperienza prima del tempo non avrebbe la stessa valenza. Diversi maestri in questi centinaia di anni ci hanno lasciato delle tracce. Tra l'altro ci sono alcune citazioni, esatto, abbiamo Confucio che dice: anche un viaggio di migliaia di miglia inizia con il primo passo, e Gandhi: un passo alla volta mi basta. Poi bisogna aggiungerci gli altri, però. Sì, sono tanti. E nel 2009 io ho partecipato ad un evento insieme a Franco in Italia con il maestro Thich Nhat Hanh, qualcuno lo conoscerà sicuramente, che fu candidato al Nobel per la pace da Martin Luther King nel 67. È stato un evento di una settimana molto molto interessante, che è stato fondamentale per una parte della mia crescita più spirituale. Thich Nhat Hanh, questo maestro, propone la meditazione camminata. Ecco! Ossia, la gioia, la pace, la serenità possiamo trovarle passo dopo passo in ogni gesto della nostra giornata e della nostra quotidianità. C'è chi rimane intrappolato nel passato, chi guarda il futuro con un po' troppa apprensione,
quello che ci suggerisce attraverso la meditazione camminata è proprio quello di fermarci e goderci i passi che facciamo giorno dopo giorno, oppure ogni giorno un passo dopo l'altro, godendoci il paesaggio intorno, qualunque sia, le persone che ci affiancano nella vita e ciò che stiamo facendo, in modo da dare valore alle cose che stiamo vivendo in quel momento realmente. Quindi anche ad ogni passo. Ad ogni passo, proprio così. Vivere quindi in piena coscienza, rallentare il proprio ritmo per gustare ogni secondo. Il maestro Thich Nhat Hanh ci dà un suggerimento che è: cammina e tocca la gioia ad ogni istante, la pace è ogni passo e fa gioioso il sentiero senza fine. Caspita, diciamo che rientra perfettamente in quello che comunque abbiamo un po' voluto raccontare questa sera. Ci sono tanti libri suoi e sono molto molto interessanti, quindi per chi vuole può prenderli. Bene, questo consiglio suggerito dalla nostra coach. Senti Lisa, come tutte le volte tu scegli delle clip, in questo caso ne hai scelta una, clip, immagino, da un film che è Un sogno per domani. Allora adesso noi lo guardiamo e poi lo commentiamo insieme. Sì. È un mondo là fuori e anche se decidete di non volerlo incontrare, comunque vi colpirà dritto in faccia. Credetemi. Dunque, è meglio cominciare a pensare al mondo ora, a cosa vuol dire per voi. Che significa il mondo per ognuno di voi? Forse Trevor ha assolutamente ragione, perché dovremmo pensare al mondo? Insomma, dopo tutto, cos'è che il mondo si aspetta da noi? Aspettarsi. Mm-hmm. Da te. Cos'è che il mondo si aspetta da te? Niente. Niente. Mio Dio, ragazze e ragazzi, ha assolutamente ragione. Niente. Eppure vi guardate intorno e a voi non piace il mondo com'è. E se il mondo è un'enorme delusione? Siamo fregati. A meno che non prendete le cose che non vi piacciono di questo mondo e le sbattete, potete cominciare a farlo oggi. No, no, un momento, cos'è che non va? Qual è il problema? Sì? Tipo così. Così come? Ci sarà una parola per finire la frase? Qualcuno l'aiuti? Strano. Pazzesco. Strano? Pazzesco. Faticoso. Barboso. Barboso. Faticoso. Che ne dite di possibile? È possibile. Il regno della possibilità esiste dove? In ognuno di voi. Qui. Perciò potete farlo. Potete sorprenderci. Spetta a voi. O potete starvene imparati. E lasciarlo atrofizzare. Questo sono io. Questo sono io. E queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone. Siamo a 9. Ne aggiungo 3 a ognuno. Fanno 27, perciò non sono forte in matematica, ma la cosa aumenta molto in fretta, capisce? E poi che vuol dire? Va bene, articolate le vostre idee, per favore. Sì? Per me è una buona idea. Sean? È stupida. Adam? C'è di mezzo l'onore. Non importa a nessuno dell'onore. E con questo? Tu sei così. Bene, Trevor, la classe ritiene, mi sembra di capire, oltremodo utopistica la tua idea. Cercherete questa parola tra un momento. La citazione: cambiare il mondo è possibile, il regno della possibilità è qui. Qualcuno diceva cambiare il mondo una persona alla volta partendo da te stesso. E direi che è un buon primo passo. Sì. Spezzettare gli obiettivi in passi, il cammino in tappe, ci dà immediatamente l'idea che ci sia possibilità. I risultati anche ambiziosi, impegnativi, diventano possibili e attuabili affrontando la realtà passo dopo passo.
con amore e comprensione verso se stessi, ma anche con tenacia e determinazione. Quali passi giornalieri, settimanali o comunque costanti stai compiendo per un miglioramento personale e che ti avvicinano sempre di più ai risultati che vuoi raggiungere? Tu, Albi, hai qualche azione semplice, anche piccola, che fai in modo costante e che ti dà risultati? Tutte le mattine penso alle cose che voglio fare durante il giorno e alla sera penso se le ho fatte, quelle che voglio, non quelle che devo. È diverso. Che meraviglia, ottimo suggerimento. È diventato automatico. Io, per esempio, quando cucino, accendo la televisione o la radio, comunque qualcosa metto in inglese, in modo da allenare. È vero che studio l'inglese, ecco, ad allenare la comprensione della lingua, e ho visto che ho ottimi risultati, quindi è un tempo che recupero e mi avvicina sempre di più al risultato della comprensione che voglio ottenere dell'inglese. Sì, esatto. Quindi smetti di rimandare e rimettiti in cammino, quindi agisci in modo costante facendo qualcosa di anche piccolo, quasi quotidianamente o settimanalmente, che comunque in modo costante ti avvicini sempre di più ai risultati che vuoi ottenere. Quindi fai il primo passo. Esatto. Giustamente. E dopo il primo passo, passo dopo passo, in Bene. Modo abitudinario, ciò che ti avvicina sempre di più. Questo si chiama anche allenamento. Questo si chiama anche allenamento. Io so che tu anche questa settimana ci vuoi far allenare. Esatto. In che modo? Esatto. Un bel allenamento, molto semplice. Con uno stile libero. Come condizionare la via della costanza e della tenacia? Rinforzando gli schemi di comportamento tenaci. Come? Tu lo sai bene. Con i premi. quello mi piace molto. Esatto. Ogni volta che fai qualcosa che ti avvicina al risultato che vuoi ottenere, ogni volta che fai qualcosa utilizzando tenacia e costanza, premiati. Complimenti, premi reali, scegli tu. L'importante è associare il piacere ai passi fatti. Che è la classica pacca sulle spalle, però fatta in un modo più ce bello. Ce la facciamo anche da soli. Ce la sempre. Questo è uno degli insegnamenti di Lisa che io ho imparato particolarmente bene, che è la fase del premio. Bene. Quindi l'esercizio di oggi è semplicissimo, premiati passo dopo passo, ad ogni passo, affinché sia piacevole e tu ti possa godere da subito il risultato che otterrai. Bene, quindi il suggerimento, insomma l'augurio che si fa chiaramente agli amici a casa è che si possano premiare tutti i giorni, sì. In ogni momento. Esatto. Allora, Lisa, ricordiamo una cosa che non abbiamo detto all'inizio, quindi che vabbè, personal coach ormai ti conoscono tutti, comunque Grazie. Il tuo sito è www.oltreorigine-coaching.it, sì. Dove possono trovare tutti i dettagli della tua attività e volendo contattarti anche per avere ulteriori informazioni e suggerimenti. Oltre a questa bellissima rubrica che è passo dopo passo, e dobbiamo ringraziare, lo facciamo con piacere, un'altra persona che ha scelto di affiancarsi a questa rubrica, quindi salutiamo un personaggio che si chiama Riccardo Montanari, che con la sua professionalità può prendere per mano, anzi prende per mano le persone e le porta verso una serenità finanziaria ed economica, infatti è un personal financial advisor e potete nel caso contattarlo ad una mail riccardomontanari.financial@gmail.com. Io conosco Riccardo da 10 anni e so che lo fa passo dopo passo, anche lui, sia per se stesso che per le persone che affianca, in modo molto professionale. È una bella voce da ascoltare. Assolutamente. Questa sera dobbiamo ringraziare con piacere Stile Libero, quindi tutto lo staff di Stile Libero di 100 via Bologna 40, che ci ha ospitato, Happiness On Air on tour. Chiamiamo Franco per i saluti finali, così se Franco ci può raggiungere. Franco vi può raggiungere. Ci può raggiungere in versione nature, sì, per un saluto stretto perché siamo in ritardissimo. C'era una frase, la leggeremo la prossima volta. Vi ricordiamo che potete seguirci su happinessonair.it. Ospiti stupende questa sera. Serata perfetta. Siamo pronti per la buonanotte. Da Happiness On Air è tutto. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.